è stato l'altro ieri, ci ha dedicato un'intera mattinata, quindi è stato un incontro a mio parere molto positivo, perché abbiamo avuto l'opportunità di approfondire tutte le tematiche relative all'inceneritore di Brescia e soprattutto relative anche al sovradimensionamento di questo inceneritore, e abbiamo condiviso effettivamente questo tipo di valutazione, che l'inceneritore va ridimensionato, perché abbiamo visto assieme che metà dei rifiuti oggi li stiamo importando da tutta Italia. Cioè già oggi Brescia è veramente la pattumiera d'Italia, perché metà, circa 360.000 tonnellate, e le importiamo, e 360.000 tonnellate sono quelle che produciamo e che nel nostro territorio. Quindi è chiaro che l'inceneritore adesso funziona a tre linee, sono praticamente tre inceneritori accoppiati, una è già adesso assolutamente superflua. Abbiamo condiviso anche le preoccupazioni per questi rifiuti che importiamo, perché noi importiamo grandi quantità di rifiuti speciali da tutte le zone d'Italia, comprese molte regioni del sud che sono, come si sa, a rischio criminalità organizzata, e la certezza sulla qualità di questi rifiuti non ce l'ha nessuno, neanche la possibilità di controllarli, per cui, come dire, è questo un aspetto veramente critico e problematico che in qualche modo preoccupa anche la stessa amministrazione. Ovviamente noi sulla terza linea chiediamo, in ragione, perché poi abbiamo condiviso anche le preoccupazioni dell'impatto ambientale dell'impianto, la situazione, come si sa, critica dell'ambiente a Brescia, che è molto noto ovviamente, sia per l'aria che per la contaminazione dei suoli. È chiaro che noi diciamo l'unico modo è chiudere subito la terza linea, ma la terza linea non serve, è inutile e ci crea solo inquinamento, tra l'altro non produce neanche particolari profitti ad A2A, quindi subito va chiusa. E l'amministrazione comunale ha detto che invece loro vorrebbero andare a una riduzione graduale, però l'abbiamo fatto presente e credo che abbiamo preso nota di questo, che una riduzione graduale non è possibile per ragioni proprio tecniche dell'impianto, perché quell'impianto deve funzionare a pieno regime, altrimenti si avrebbero temperature troppo basse e quindi si avrebbero emissioni enormi di PCB e diossine, e per tenere temperature alte dovrebbe sostituire i rifiuti con metano, ma a quel punto non è più conveniente l'impianto, per cui abbiamo ribadito secondo noi la soluzione è proprio chiudere la terza linea. Beh, in comune adesso adesso abbiamo tutta la partita a Brescia della raccolta porta a porta, che è in qualche modo legata a questa questione qua anche del ridimensionamento dell'impianto. È in corso una discussione, è in corso un confronto, vi sono delle riunioni delle commissioni ambiente, ci siamo messi d'accordo col sindaco che ci troveremo poi per discutere anche questo tema della raccolta, che noi ritiamo deve essere domiciliare, porta a porta, con tariffa puntuale.